Ciao! Oggi prepariamo insieme dei favolosi babà alla crema, immersi in una bagna a rum e guarniti con una amarena sciroppata. Ora iscriviti al nostro canale YouTube e partiamo subito con il video. Iniziamo a preparare un impasto con 30 ml di latte fresco, leggermente caldo. Sbricioliamo 13 g di lievito di birra e mischiamo bene per sciogliere il lievito. Incorporiamo 50 g di farina manitoba, impastando a mano fino ad ottenere un panetto omogeneo. Quindi spolveriamo con poca farina, copriamo con un canovaccio da cucina e lasciamo lievitare a circa 25 gradi centigradi fino a quando il panetto non raddoppia di volume. Terminata la lievitazione, portiamo il panetto nell'impastatrice. Se vuoi vedere la procedura per la preparazione dei babà fatti a mano, troverai il link alla fine del video. Aggiungiamo 200 g di farina manitoba setacciata, 50 g di zucchero semolato, un pizzico di sale e 3 uova medie. Frulliamo a medio-bassa velocità per 3-4 minuti. Poi aggiungiamo 100 g di burro fuso intiepidito e continuiamo a frullare fino ad ottenere un impasto omogeneo. A metà lavorazione mischiamo con una spatola per verificare che non ci siano residui di farina o zucchero sul fondo della ciotola. Spolveriamo con poca farina e lasciamo lievitare nuovamente per 30 minuti. Nel frattempo prepariamo la crema, versando in una ciotolina 5 tuorli di uova medie e 120 g di zucchero semolato. Mischiamo con una frusta a mano fino ad ottenere una crema color giallo pallido. Quindi incorporiamo 40 g di amido di mais setacciato.
incidiamo una bacca di vaniglia e ne estraiamo la polpa. Poi versiamo 600 ml di latte fresco in un pentolino. Aggiungiamo la bacca di vaniglia e la polpa. Portiamo il latte a ebollizione su fiamma media, quindi spegniamo il fuoco e rimuoviamo la bacca di vaniglia. Versiamo un pochino di latte nel composto con i tuorli, mischiamo bene e portiamo il tutto nel pentolino. Riaccendiamo il fuoco a fiamma bassa e lo spegniamo appena la crema inizia a bollire. Versiamo la crema in un contenitore e lasciamo raffreddare, coprendo con pellicola trasparente e mescolando di tanto in tanto. Al termine della lievitazione dell'impasto, imburriamo e infariniamo leggermente gli stampini per babà in alluminio. Versiamo l'impasto in una sacca poche. Riempiamo gli stampini a circa metà altezza. Con questa ricetta potrai preparare circa 10 babà grandi da 8 cm oppure 15 babà medi da 6 cm. Quindi facciamo lievitare nuovamente l'impasto fino a quando non arriva ai bordi degli stampini. Inforniamo in forno statico preriscaldato a 180 gradi centigradi per 15 minuti. Mentre i babà si raffreddano, prepariamo uno sciroppo con 450 ml di acqua, 600 g di zucchero semolato e una bacca di vaniglia. Mischiamo e portiamo a ebollizione, quindi spegniamo il fuoco dopo un paio di minuti. Rimuoviamo la bacca di vaniglia e aggiungiamo 240 ml di rum. Immergiamo con cura i babà nello sciroppo ancora caldo e poi li lasciamo scolare per eliminare la bagna in eccesso. Portiamo la crema in una sacca poche. Incidiamo i babà. E distribuiamo la crema usando un beccuccio liscio. Per guarnire usiamo delle amarene sciroppate. Se questo video ti è piaciuto, condividilo con gli amici. Clicca mi piace e iscriviti al nostro canale, cliccando sulla campanella per ricevere le notifiche sui prossimi video. Se hai domande o suggerimenti o vuoi lasciare un saluto, scrivi un commento qui sotto.
Grazie e arrivederci.